Il 31 ottobre si celebra la 21esima giornata nazionale del trekking urbano, un modo diverso di fare turismo, meno strutturato e lontano dai circuiti più conosciuti, attraverso passeggiate a passo lento su percorsi con vari gradi di difficoltà. Sviluppatosi per la prima volta a Siena, è un'attività sostenibile che coniuga sport, arte, gusto e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e meno noti di una città. L'edizione di quest'anno, che coinvolge 91 comuni italiani, ha come tema natura e arte, memoria, artificio, paesaggio e si propone di esplorare il legame tra il paesaggio urbano, la memoria storica e l'ingegno umano, valorizzando il patrimonio verde delle nostre città. La giornata si celebrerà anche a Salerno con un itinerario che, citando il titolo, sarà un tuffo nel Medioevo, passeggiando tra i monasteri benedettini, modelli di innovazione e sostenibilità. La passeggiata salernitana toccherà i due grandi complessi monastici di San Lorenzo e San Nicola, siti nella zona alta del centro storico conosciuta come Plaiun Montis, che con i loro orti, spezierie e balneum furono un esempio di modernità e sostenibilità ambientale, economica e sociale. I monasteri benedettini hanno rappresentato un interessante modello di sostenibilità che è andato ben oltre l'aspetto economico. Hanno diffuso nel mondo una visione dell'arte e della bellezza che ha connotato il nostro paesaggio e anche i centri urbani, come nel caso di Salerno. I monasteri benedettini si sono adattati ai cambiamenti nel corso dei secoli e hanno saputo innovare ed evolversi, pur rimanendo fedeli ai propri principi e ideali. Questi li ha resi un esempio di trasformazione e sostenibilità. Attraverso lo studio e le arti hanno promosso il bene comune e lo sviluppo di intere regioni. La passeggiata che condurrà i due monasteri, della lunghezza di circa 2 chilometri, comprendente salita e scale, presenta una difficoltà media. Partiremo alle 19 dal comune di Salerno, senza prenotazione, risaliremo il Plaiun Montis per arrivare alla parte alta, dove visiteremo i due ex monasteri di San Nicola della Palma e di San Lorenzo. Noi siamo legati a Siena, Siena dà il tema, per cui noi poi lo decliniamo sul territorio e abbiamo immaginato, i monaci sono stati modelli di innovazione nel Medioevo e di grande apertura mentale. Se non fosse stato per i monasteri, noi non avremmo non ci sarebbe giunta la cultura classica che è stata tramandata attraverso l'attività dei monaci negli scriptoria. Quindi hanno avuto una mente davvero avanti, potremmo dire, molto aperta, così come pure innovazione, pensiamo alle spezierie, in un'epoca dove non era semplice curarsi, la spezieria era un luogo sicuramente di cura ed era aperto alle città, ai paesi dove si trovavano. Pensiamo poi ai monaci di San Nicola della Palma, che ereditano questa, gli viene data con un lascito questo terreno con una fonte termale e loro costruiscono un balneum, il balneum è la terma del Medioevo, che è aperta a tutti e con la quale si tentano di sostentarsi, quindi li vediamo anche molto avanti, imprenditori. Ma imprenditori per sostenersi, non è un'imprenditoria per profitto. Per profitto, quasi sempre erano in perdita. Penso alle monache di Santo Spirito, un monastero che è poco più giù, che costruiscono questo acquedotto, si vendono queste cannole d'acqua, però alla fine non riescono a sostenersi, tant'è che poi vengono unite alle monache di San Giorgio. È evidente che sono piccole attività che loro facevano per mantenere il monastero, però quanta modernità, quanto spirito di innovazione. Per cui noi vi aspettiamo, la passeggiata a San Lorenzo includerà anche la mostra sull'alluvione che chiude il 31, quindi saremo gli ultimi a visitarla perché appunto alle 8 di sera e quindi chiuderemo noi come gruppo trekking la mostra su all'archivio.